A 2 mesi circa dal suo insediamento, il nuovo questore dell'Aquila, il dottor Alfonso Terribile, si dice soddisfatto dei risultati dell'ambiente trovato. Il controllo del territorio rimane la sua preoccupazione principale, come il suo predecessore ha cercato di potenziare la presenza degli agenti in città. Noi abbiamo amplificato, abbiamo implementato il dispositivo di contrasto con le volanti, con le autovetture delle altre forze di polizia, con il reparto prevenzione crimini per contrastare questa piaga dei furti. La collaborazione dei cittadini rimane importantissima, mentre purtroppo la piaga dei furti è radicata all'Aquila come altrove. La sicurezza va in due direzioni, dalla Polizia di Stato, dalle istituzioni verso i cittadini, però noi ci aspettiamo anche una collaborazione forte da parte dei cittadini. I furti, ripeto, sono una piaga non solo all'Aquila purtroppo, ma su tutto il territorio nazionale. Io provengo da altre province e il problema era sentito anche in altre province del paese. La lotta agli stupefacenti, all'usura, alle estorsioni, a quelli che sono poi piccoli reati. La Polizia di Stato lavora a 360 gradi, ovviamente in un territorio attenzionato come quello dell'Aquila, non ultimo quelle che sono le infiltrazioni della criminalità organizzata.